Avviare un business online. Oggi rispondo a una domanda anonima molto semplice. Ciao Massimo, hai qualche consiglio su come avviare un business online? Grazie. Allora, consigli per avviare un business online. Innanzitutto dobbiamo tenere a mente che oggi aprire un business online e aprire un business offline praticamente significa la stessa cosa. Probabilmente è solo richiesto un investimento più piccolo quando apriamo un business online, perché il costo dell'infrastruttura, se apri un locale, ti servono decine di migliaia di euro. Se apri un'attività online, un e-commerce, con poche centinaia di euro te la cavi. Però c'è una cosa da considerare, ovvero che avviare un business online senza soldi oggi è quasi impossibile. Quindi un investimento va comunque fatto. Inoltre, per business online la maggior parte delle persone considera un e-commerce. Ecco, un e-commerce è un business online e quindi funziona da solo. Il problema è che non è così, ne ho già parlato tantissime volte. Se oggi noi apriamo un e-commerce, non lo saprà nessuno. Quindi nessuno potrà comprare i prodotti che abbiamo messo in vendita. Questo è veramente l'ABC. A differenza di un negozio fisico, tu apri in una zona di passaggio, le persone vedono il tuo nuovo negozio e qualcuno potrebbe anche entrare. Saranno poche, ok, ma qualcuno passa. Online questo non succede, nessuno ti troverà. Ed è qui che casca l'asino, nel senso che è qui la fregatura. Le persone credono che investendo zero o spendendo magari 200 euro per creare la propria vetrina online, il proprio sito, arriveranno le vendite. Assolutamente no, non è più così. Oggi è necessario investire in visibilità, dobbiamo spendere soldi per portare persone all'interno del nostro negozio online, nel nostro e-commerce, e convincerle ad acquistare. Inoltre la competizione è veramente esagerata. Qualunque cosa voi vendiate molto probabilmente è già in vendita online in altri siti, magari su Amazon, che ha una politica, un servizio di assistenza clienti che nessuno può offrire. Lo trovi su Alibaba o AliExpress, quindi lo trovi dalla Cina a prezzi molto probabilmente inferiori. Insomma, la competizione è a livelli esagerati. Di conseguenza tu devi convincere una persona ad acquistare da te invece che ad acquistare su questi altri portali. Pensi di esserne in grado? Se la risposta è sì, allora ok, forse ce la puoi fare, mettiamola così. Nel senso che magari hai un prodotto talmente unico che non è acquistabile altrove. Perfetto, ci sono tanti e-commerce, piccoli o più o meno piccoli, ad esempio, che vendono prodotti tipici di determinate regioni. Perfetto, sai che lì non lo trovi su Amazon, non lo trovi su Alibaba. Se lo vuoi comprare, devi andare necessariamente in questi paesini. Perfetto, hai trovato effettivamente una nicchia scoperta dove ci può essere domanda, di conseguenza un business che può funzionare. Però, ripeto, non hai risolto il problema del traffico, perché quando tu apri il tuo portale nessuno ne verrà a conoscenza e tu devi prendere delle persone e mandarle all'interno del tuo sito, fargli sapere che cosa vendi, quindi intercettare persone interessate a ciò che vendi e mandarle all'interno del prodotto. Vuoi la mozzarella di bufala appena sfornata in 24 ore a casa tua? Cavolo, la voglio, clicco sul messaggio, finisco sul tuo e-commerce, dico ah wow, interessante, era proprio quello che cercavo e la compro. Perfetto. Il problema è che non è così semplice. La maggior parte delle persone sì, guarderà il tuo e-commerce, si farà un'idea, poi dirà ma sì, dai, adesso torno prossimamente, magari quando mi capita lo compro, e poi si dimenticheranno di te. Di conseguenza devi investire nuovamente soldi in pubblicità per raggiungere nuovamente questa persona e invogliarla all'acquisto. Insomma, avviare un business online non è assolutamente facile. È fattibile? Assolutamente sì. Infatti i business online vengono creati in continuazione, probabilmente centinaia di migliaia ogni giorno in tutto il mondo, e alla stessa velocità altri probabilmente chiudono. In ogni caso, aprirlo senza soldi è quasi impossibile. Oggi, ripeto, è veramente quasi impossibile. Nella pillola di domani vedremo alcune strategie per iniziare a sviluppare un business online anche senza soldi, ma sono veramente le eccezioni. Ricorda che se vuoi avviare un'attività seria, vendere qualcosa, i soldi, bene o male, ti serviranno inevitabilmente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, di la verità, anche tu volevi avviare un'attività online senza soldi, credendo che fosse facile. Si può fare, ripeto, perché ci sono alcune strategie che ti permettono di farlo. Non è facile, serve tanto lavoro, servono le giuste competenze. Il problema poi principale è proprio quello che molte persone si lanciano allo sbaraglio senza le competenze, ed è quello che poi le porta purtroppo al fallimento. Quindi studia quello che ti serve, sviluppa tutte le competenze necessarie, continua a svilupparle anche oltre e continua a svilupparle per tutta la vita, perché il mondo di oggi evolve ad una velocità per cui se non ti aggiorni sei obsoleto veramente in 0-2, e ti assicuro che prima o poi vedrai opportunità veramente ovunque, perché grazie alle tue competenze sarai in grado di coglierne veramente tante. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!